La psicocinesi è il presunto potere grazie al quale alcuni sostengono di poter usare la forza della mente per muovere oggetti, piegare metalli o sollevare tavoli. Somiglia molto alla forza di Star Wars, ma esiste realmente questo potere? Di questo oggi parleremo a Strane Storie e ancora una volta, alla fine di questo episodio, anche voi sarete in grado di compiere alcune di queste meraviglie. Cominciamo? Oh! Sarà mica vero? Ben ritrovati, sono Massimo Polidoro e da tanti anni indago su tutto ciò che sembra misterioso e inspiegabile, ma come ormai vi sarà chiarissimo, le apparenze spesso ingannano. Ogni settimana, per esempio, a Super Quark, insieme a Piero Angela, prendiamo di mira una qualche clamorosa bufala per smascherarla e spiegare come mai spesso ci lasciamo ingannare così facilmente. Il venerdì qui a Strane Storie, invece, affrontiamo una storia misteriosa per la quale cerchiamo di trovare una risposta. Sia che veniate qui ogni venerdì, sia che ci siate capitati per la prima volta, vi invito a iscrivervi al mio canale e di selezionare la campanellina per non perdere i prossimi episodi. Più saremo e più facile sarà diffondere questo tipo di informazioni che difficilmente si trovano sul web. Oggi ci occuperemo di alcune persone che sostengono di riuscire a usare la forza del pensiero per muovere gli oggetti. Si potrà fare per davvero? Esiste qualcosa di simile alla forza che i protagonisti di Star Wars usano per spostare oggetti a distanza, sollevarsi da terra o indurre gli altri a obbedire ai loro comandi? Da oltre un secolo si cerca di capire se la psicocinesi, ovvero la presunta facoltà del pensiero di influenzare la materia, sia realtà o solo un'illusione, ma è solo durante gli anni 70 del secolo scorso che la parapsicologia sembra sul punto di confermare la realtà di questi straordinari poteri. Nel 1974 due fisici del californiano Stanford Research Institute pubblicano sulla rivista Nature una ricerca che fa scalpore. In essa sostengono di aver trovato un uomo capace di dimostrare a comando quei poteri che la parapsicologia insegue da sempre. È un giovane israeliano di nome Uri Geller, alla cui volontà le forchette si piegano, gli aghi delle bussole impazziscono e gli orologi cambiano ora sotto il suo sguardo. In breve tempo diventa celebre in tutto il mondo. Poco tempo prima, Ted Sirius, un fattorino di Chicago, era finito sulle prime pagine dei giornali perché sosteneva di riuscire a imprimere il proprio pensiero sulla lastra fotografica di una Polaroid sotto il controllo del suo psichiatra. Nello stesso periodo, filmati in bianco e nero filtravano attraverso la cortina di ferro, mostravano una casalinga russa, Nina Kulagina, che davanti ad alcuni fisici sbalorditi spostava bicchieri e fiammiferi sul tavolo di cucina senza toccarli. In tutti questi casi, gli studiosi che avevano osservato tali fenomeni dichiararono che si trattava di autentici poteri psicocinetici e che nessun trucco era possibile. Ma siamo sicuri? Ognuno dei casi citati finora richiederebbe molto spazio per essere trattato, ma certamente lo faremo. Oggi partiamo da quelli che sono i casi più antichi, potremmo dire, dell'epoca moderna. Siamo nel 1968, in piena guerra fredda. Le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica, si fronteggiano sfidandosi apertamente attraverso parate, test missilistici, tensioni create e manipolate ad arte sullo scacchiere internazionale. Ma la sfida inoltre procede anche su altri livelli, come quello spionistico. In questo campo però sembra che i russi siano decisamente più avanti rispetto agli americani. Da oltre cortine, infatti, filtrano notizie che parlano di persone con poteri straordinari, come Ninel Sergeyevna Kulagina, cioè Nina Kulagina, una robusta casalinga di mezz'età di Leningrado che sembra manifestare poteri mai visti prima. L'idea che questi magnifici sensitivi possano essere utilizzati per una nuova forma di spionaggio di tipo paranormale inizia a serpeggiare in Occidente. Ma chi è Nina Kulagina? Ricoverata per esaurimento nervoso, Nina racconta che per trascorrere il tempo in ospedale si era messa a lavorare a maglia. Un giorno, a sorpresa, si era accorta di riuscire a riconoscere il colore dei fili nella borsa senza guardare. Erano gli anni in cui tra i parapsicologi russi non si parlava d'altro che del fenomeno Kuleshova, la ragazza che vedeva con le dita, ricordate, ne abbiamo parlato in un altro episodio. Le affermazioni di Nina attirano subito l'attenzione di Leonid Vasiliev, il pioniere della parapsicologia in Russia. Durante alcune prove di lettura cutanea, Vasiliev chiede a Nina di provare a spostare l'ago di una bussola con il pensiero. Nina obbedisce e ci riesce. Poi riesce anche a spostare piccoli oggetti poggiati su un tavolo. Vasiliev, tuttavia, muore poco tempo dopo, senza avere pubblicato i risultati dei suoi esperimenti, e le ricerche sulla Kulagina continuano sotto la guida di Zdenek Rajek, un parapsicologo cecoslovacco. Diversi scienziati sovietici si interessano ai poteri di Nina e la curiosità si estende rapidamente anche in Occidente, quando cominciano a circolare notizie sempre più incredibili sul suo conto. Alcuni studiosi americani, infatti, hanno la possibilità di vedere alcuni filmini di Nina in azione nel corso di un convegno internazionale di parapsicologia a Mosca nel giugno del 1968. Si tratta molto probabilmente della prima volta nella storia che una dimostrazione di psicocinesi viene catturata su pellicola. Il film senza sonoro, girato nell'appartamento di Nina a Leningrado, mostra la donna con lunghi capelli neri raccolti in uno chignon e con indosso una blusa senza maniche, seduta a un tavolo rotondo. Sullo schermo si vede il parapsicologo Edward Naumov. Mentre Naumov poggia sul tavolo di fronte a Nina alcuni oggetti, una bussola, una sigaretta, il cappuccio di una penna, un cilindro metallico simile a una saliera e una scatola di fiammiferi, ecco che inizia qualcosa. Si spiega che a volte Nina ha bisogno di un periodo di concentrazione che può durare anche 4 ore per riuscire a innescare i suoi poteri paranormali. Nel resto del filmato si vede Nina agitare le mani intorno alla bussola, il cui ago dopo un po' inizia a oscillare. Poi è la volta dei fiammiferi e della saliera, che vengono come trascinati verso il bordo del tavolo da una forza invisibile. Nina muove anche alcuni oggetti coperti da una scatola di plexiglass capovolta. Naumov spiega che è stato necessario fermare la cinepresa più volte, ci sono volute oltre 7 ore per fare queste riprese. E questa dunque è la tanto attesa prova filmata capace di dimostrare che la psicocinesi è un fenomeno reale? Come ha dimostrato il caso di Rosa Kuleshova, di cui avevamo parlato, che aveva preso per il naso i ricercatori convinti che fosse davvero in grado di leggere il giornale con le dita, gli studiosi sovietici non sembrano particolarmente attrezzati per riconoscere un inganno quando se lo trovano di fronte. Nessun prestigiatore infatti è mai stato consultato per capire se sia possibile riprodurre con un trucco le esibizioni di Nina. D'altra parte, chiunque si dimostra scettico riceve un trattamento particolare dalla Kulagina. Lei non ama le persone che hanno un'influenza negativa, spiega Naumov. Con loro può volerci un'intera giornata prima che l'ago si sposti e magari nemmeno dopo 12 ore si muove di 1 millimetro. Non tutti però sembrano accettare a scatola chiusa i racconti dei parapsicologi sulle facoltà di Nina. Il giorno stesso in cui si apre il congresso internazionale di Mosca del 68, per esempio, la Pravda pubblica un articolo in cui si racconta di come Kulagina riuscisse in alcune delle sue dimostrazioni grazie all'aiuto di calamite nascoste negli indumenti intimi. Durante una serie di esperimenti al Metronomy Institute russo, infatti, i ricercatori si sono accorti che i loro strumenti segnalano la presenza di sostanze magnetiche sul corpo della Kulagina. Nessuna perquisizione è permessa da Nina, ma in seguito i suoi sostenitori cercheranno di spiegare che ciò che è stato misurato al Metronomy Institute è in realtà il campo di forza che circonda Nina e che è responsabile dei suoi poteri. Come no? In realtà, se osserviamo il filmato di Naumov con un occhio un poco più critico, si possono riconoscere i movimenti tipici che si farebbero se una calamita fosse nascosta sul proprio corpo. A un certo punto, Naumov solleva il piccolo tavolo su cui è appoggiata la bussola per mostrare che sotto non ci sono congegni di alcun tipo e Nina apre le mani per far vedere che non ha calamite tra le dita. Ma a che cosa serve? È evidente che la Kulagina non muove solo le mani intorno alla bussola, ma tutto il busto, e l'ago della bussola non segue affatto il movimento delle mani, ma quello del petto, dove con ogni probabilità si nasconde la calamita. E lo spostamento degli oggetti? Guardate il filmato dove questo sensitivo italiano ripete proprio la stessa dimostrazione. È un medium anche lui? Dottor Polidoro, ce li muove anche lei, vero? Proviamo, usando la sua stessa tecnica, cioè concentrandoci molto. Lei si metteva in questa posizione, poi diceva, pensava, muoviti, ecco, sta cominciando. Si vede un movimento. Un attimo di silenzio. Possiamo anche decidere di muovere solo uno o l'altro. Mattina, poi possiamo provare a muovere solo il sì. Ecco, adesso tutte e due insieme. Addirittura, ecco che cadono. Ecco. No, quello sono io. E mi sono servito di un lungo capello biondo per spostare il bicchierino. Il fatto che Naumov a un certo punto passi una mano tra il tavolo e la Kulagina per dimostrare che non c'è nessun filo dimostra solo una volta di più la sua incompetenza. Ma è comprensibile, perché non è compito dello scienziato sapere che quando si compiono trucchi con il filo invisibile questo non va attaccato dall'oggetto al corpo del medium. Molto più semplicemente e comodamente un filo può essere fissato per esempio da una mano all'altra, in questo modo usato per trascinare o spingere gli oggetti. Un filo sistemato in questo modo può addirittura permettere di muovere degli oggetti posti sotto una scatola di plexiglass capovolta. Ma queste sono cose che può sapere solo un esperto in materia di illusione e di inganno, non un fisico o un neurologo. Come abbiamo avuto modo di ripetere spesso, in laboratorio protoni e neutroni non ingannano, ma gli uomini possono farlo, e per capirlo servono competenze molto precise, come quelle che possono avere gli ingannatori di professione, cioè i prestigiatori. Il caso di Gustavo Roll, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, è un perfetto esempio di come semplici giochi di prestigio possano essere trasformati in miracoli se a osservarli sono persone che di illusionismo non sanno assolutamente nulla. Gli esperimenti con Nina Kulagina proseguono fin verso la metà degli anni 80, quando la sua salute peggiora. Nina muore nel 1990 senza che nessuno studio abbia mai dimostrato che le sue dimostrazioni erano possibili grazie a reali facoltà paranormali. Il clamore suscitato dalle dimostrazioni di Nina Kulagina, alimentato anche da libri sensazionalistici come Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, cioè scoperte paranormali oltre la cortina di ferro di Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, porta a un risveglio di interesse da parte del pubblico e dei parapsicologi verso i fenomeni di psicocinesi. Quasi immediatamente, infatti, si scopre sempre in Russia una nuova sensitiva capace di muovere oggetti in maniera anche più impressionante di quanto faceva Nina Kulagina. Si tratta di Alla Vinogradova, insegnante e in seguito moglie del parapsicologo Viktor Adamenko. Alla aveva visto nel 1969 un filmato di Nina in azione e si era convinta che anche lei poteva muovere gli oggetti con il pensiero. Effettivamente, qualche tempo dopo, sotto la guida di Adamenko, vengono realizzati alcuni filmati di Alla in cui la si osserva spostare piccoli oggetti senza apparente contatto fisico. Nella tipica dimostrazione, Alla prende oggetti arrotondati come penne, sigarette, tubi di alluminio per sigari e li appoggia su una lastra trasparente sospesa tra due sedie o su quattro bicchieri capovolti. Appena appoggiato uno degli oggetti sulla lastra, questo comincia a rotolare precedendo, non seguendo, i movimenti della mano della Vinogradova. A prima vista è impressionante l'immediatezza del movimento, che sembra del tutto privo di artificio. Non ci sono movimenti sospetti e sembra possibile escludere l'utilizzo di fili, calamite o soffi da parte della sensitiva. James Randi ha modo di recarsi in Russia nel 1992 per realizzare alcune riprese di un documentario a lui dedicato, Secrets of the Psychics, per la rete americana PBS. Era previsto anche un incontro con Alla Vinogradova, ma all'ultimo momento i collaboratori della medium chiesero che Randi restasse lontano dalla zona sperimentale se la si voleva riprendere in azione, una richiesta poco educata visto che era il programma di Randi. In ogni caso egli accetta queste condizioni pur di ottenere filmati di buona qualità della Vinogradova all'opera. Per varie questioni tecniche e di tempi alla fine le riprese non vengono incluse nel documentario finale. Tuttavia, durante uno dei miei soggiorni a casa di Randi in Florida ho avuto modo di osservare quei filmati. Si vede Alla mentre discute con gli operatori in russo, poi cammina avanti e indietro sul fitto tappeto, si passa ripetutamente le mani tra i capelli, strofina con un panno la superficie della lastra trasparente poggiata su quattro bicchieri capovolti e poi, terminata la preparazione, Alla procede nella sua abituale dimostrazione, facendo rotolare vari oggetti tra cui sigarette, penne, anelli di plastica, una piccola matriosca di legno, un flaconcino di lacca per capelli e un bicchiere. Quasi tutti gli oggetti si muovono liberamente avanti e indietro, proprio come si vedeva negli altri filmati. Improvvisamente però, mentre Alla fa rotolare la matriosca, Mi rendo conto che la spiegazione del mistero è lì davanti ai nostri occhi. Lo faccio notare a Randy e anche lui, che non aveva ancora avuto modo di guardare quelle riprese, è sorpreso. La spiegazione è passata davanti anche ai vostri occhi. L'avete vista? Rivediamo il filmato. Ecco, a un certo punto, quando la matriosca rotola, c'è un piccolo filo bianco che si trova sulla superficie del tavolo sottostante, che si muove quasi a seguire i movimenti della bambolina. Si tratta di un fatto importante perché sembra indicare chiaramente la possibilità che le dimostrazioni di Alla Vinogradova siano dovute non alla psicocinesi, ma a qualcosa di molto diverso: l'elettricità statica. La lastra trasparente su cui rotano gli oggetti, infatti, si rivela essere fatta non di vetro, ma di polimetilmetacrilato, una materia plastica nota anche con i nomi commerciali di plexiglass o perspex. È una lastra come quella che ho recuperato per questa intervista, e se anche voi la trovate nei colorifici o nei negozi di bricolage potrete ripetere anche voi la stessa dimostrazione. Occorre passare una mano o strofinare un panno sul plexiglass in modo da caricare elettricamente la sua superficie, proprio come faceva Alla. A questo punto l'effetto è automatico, basta appoggiare qualcosa di arrotondato sopra l'improvvisato tavolino e non appena avvicinerete una mano questo si muoverà. È davvero straordinario perché sembra di assistere a una reale dimostrazione di psicocinesi. Quelli di Nina Kulagina e Alla Vinogradova sono solo due casi tra i tantissimi presentati a favore della psicocinesi, ma sono due dei più famosi e più spesso citati come inspiegabili. Ora sapete che le cose sono molto diverse e quando qualcuno ve ne parlerà non solo saprete dirgli come stanno le cose, ma con un po' di allenamento sarete anche in grado di ripetere le stesse dimostrazioni. In effetti, se desiderate assistere a qualcosa che assomigli alla psicocinesi oggi, sono rimasti solo due modi: assistere allo spettacolo di qualche grande illusionista oppure andare al cinema per osservare i Cavalieri Jedi in azione. È solo allora che la forza scorre ancora potente. I have a bad feeling about this. Io sono Massimo Polidoro, vi segnalo che il mio libro I poteri della mente, dove racconto questi e molti altri casi di falsi fenomeni paranormali, è finalmente tornato in edicola per un periodo limitato, insieme ai mensili Focus e Focus Storia. Non ve lo perdete. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Ci ritroviamo qui venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo inquietante episodio di Strane Storie. La forza scorre potente dentro di te, fratello. Sì. È perché scorre potente anche dentro di me. Vuoi vedere un miracolo? Guarda che roba, guarda. 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 Spiegabile, eh? Guarda che roba, guarda. Oh. Sei una frana. La rifaccio, dai! Qui sotto trovate alcuni link per approfondire su libri, articoli e video di cui ho parlato in questo episodio. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi e ricordate di guardare Super Quark ogni mercoledì su Rai 1. A presto! Ma sei ancora qui? Ascolta, questa qui ti lascerà veramente senza parole. Guarda, un cucchiaino dritto, presente? Guarda che roba, drittissimo. Io adesso mi concentro, faccio un... Guarda cosa è successo! Piegato! Miracolo! Sì, con la forza delle dita anche. Ma no, è che tu sei troppo scettico e apri questa mente, fratello!